Eh, ovviamente a noi, caro Maurizio, interessano i problemi della Liguria. Innanzitutto nei giorni scorsi è uscita una notizia che i punti critici della linea ferroviaria della Liguria sarebbero oltre mille. Oggi in Commissione hai parlato di 111 e già di finanziamenti per risolvere il problema di 44. Eh, eh, sì, a, a che, la relazione che RFI ha mandato al Ministero dopo che avevamo fatto insieme, tra l'altro, il sopralluogo eh, con gli amministratori locali ad Andorra e, eh, è arrivata e formalmente. RFI ci dice che ci sono 111 punti critici che sono monitorati, 44 particolarmente da attenzionare. Dopo anche la richiesta del Ministero, 37 di questi 44 punti sono stati finanziati proprio per prevenire ed evitare che accada quello che è accaduto su quella tratta, per una cifra di 23 milioni e 300 mila euro. Mi sembra un segnale importante, non dobbiamo abbassare la guardia, eh, dobbiamo però continuare in questo lavoro a questo punto della prevenzione, così come dobbiamo continuare sull'attenzione um, che invece il, il doppio binario si realizzi. Ecco, proprio di doppio binario, allora, cioè, hai parlato di un problema proprio in Commissione che è ancora fermo praticamente al Tribunale d'Imperia, quindi i lavori che si stanno facendo sono veramente minimali, non possiamo dire effettivamente che sono ripartiti. E qual è il problema e come lo risolviamo? Perché va risolta la prima tratta, gli ultimi 17 km, e poi va finanziata l'ultima per finire il raddoppio. Ma ho, vi, ho visto che ha avuto efficacia e ha dato risposta la collaborazione tra le istituzioni. L'ho avuto nel mese scorso quando appunto dialogando tra tutti con il Presidente del Tribunale, con i prefetti, con, eh, con eh, i sindaci e con... Lei rappresentanti delle istituzioni siamo riusciti a dare un segnale giusto e doveroso di efficienza nel risolvere il blocco che era accaduto col deragliamento del treno. Eh, credo che questo metodo vada seguito e quindi adesso. Dopo che ho ricevuto questa relazione oggi da parte di RFI eh, mi permetterò di richiamare i prefetti e di insieme di risollecitare il Tribunale perché eh, i contenziosi possano essere il CTU, possa fare la sua parte, risolvere eh, i problemi in essere in modo da che i lavori adesso ripartano non solo parzialmente ma a sprombattuto. Per quanto riguarda invece eh, il finanziamento dell'ulteriore tratta, ci siamo impegnati in Commissione che in sede di legge di stabilità 2014 su 2015 possa essere iniziato a finanziare un altro pezzetto, un'altra tratta, un altro lotto della nuova tratta, perché questo sarebbe un bel segnale. Eh, Gronda di Genova, eh, un punto per noi fondamentale. Purtroppo Società Autostrade ha fatto ricorso al TAR, si riblocca tutto e io credo che veramente sarebbe il caso che tu convocassi Società Autostrade e gli altri soggetti liguri per capire le motivazioni, se effettivamente come si dice ci siano state troppe richieste ulteriori al disegno del tracciato che c'era già eh, oppure se ci siano altre problematiche però si sospetta che in effetti Autostrade poi tenda a non voler più fare questa tratta perché gli sono state chieste troppe cose e i costi aumenterebbero troppo. Mi sembra che a questo punto l'unica soluzione sia quella di mettere intorno al tavolo, al di là dei, dei ricorsi ai tribunali, non si risolvono i problemi con i ricorsi ai tribunali. Eh, ognuno, ovviamente, è legittimo a, a difendere i propri interessi e lo fa nei tribunali amministrativi. Ma eh, dobbiamo che le istituzioni, il Ministero e la società concessionaria, in questo caso Autostrade per l'Italia, eh, dialoghino, si mettano intorno al tavolo e dicano con chiarezza quali sono i problemi e come si risolvono anche perché abbiamo già perso troppo tempo. Quindi non possiamo permettercene.